Ciao, ciao a tutti. Oggi andremo a realizzare il nostro quarto progetto, questo ciondolino. Per realizzarlo, il materiale che serve è il seguente: tre piattine, tre colori di piattine, un laccetto in microfibra, delle rocaille 11/0, delle rocaille 8/0, delle perle da 6 mm, delle rondelline, una goccia col foro passante in lunghezza, un rivoli Swarovski. Andiamo a vedere come si fa. Allora, per prima cosa, un appunto. Allora, quando abbiamo un cabochon che non è piatto ma che ha la punta anche sul retro, allora ci sono due maniere per lavorare. La prima è che possiamo lavorare direttamente attorno al cabochon incollando la piattina direttamente qui sul cristallo. Oppure la seconda è quella che andremo a fare oggi e quella che di solito uso io. È rivestire il cabochon con la stiff staff e andremo a lavorare sulla stiff staff. Allora, per prima cosa si prende un pezzettino di stiff staff, si piega e si fa una piccola incisione sul retro. Si piega nell'altro senso e si fa un'altra incisione, quindi noi abbiamo una croce. Quando noi andiamo a mettere il cabochon, vedete, la puntina esce sul retro. Andiamo, ok, quindi mettiamo un pochino di colla sul retro del cabochon. Andiamo a appoggiare il cabochon proprio al centro di dove c'è il taglio e andiamo a spingere e cerchiamo di far aderire la stiff staff tutta attorno al cabochon, bene sotto. Adesso dobbiamo aspettare che la colla si asciuga per poter poi ritagliare a filo e iniziare a lavorare. Vedete, il cabochon si è attaccato per bene alla stiff. Adesso andiamo a ritagliare. Andiamo a ritagliare a filo cercando di non mangiare la stiff, ma andando proprio a filo cabochon. Ecco qua, così va bene. Ok, adesso andiamo a preparare le piattine. Allora, adesso andiamo a tagliare le piattine. Mi servono tre colori. Di ogni colore dobbiamo tagliare due pezzi. La lunghezza dei segmenti è di 14 centimetri. Andiamo a fissare la prima. Io ho già fatto il nodino sull'altro capo del filo, pizzico la stiff staff con l'ago e vado a passare al centro della prima piattina. E adesso piano piano vado a cucire. Non sto tantissimo attenta ai punti, tanto anche se li faccio un po' più larghi esternamente, è la prima piattina e verrà coperta, quindi non si vedranno.
proseguo pian piano. Devo praticamente proseguire in questa maniera fino a metà, quindi dovrò arrivare fin qui. Ok, ci vediamo appena arrivo a metà cabochon. Come vedete, ho cucito tutta la metà. Adesso, con proprio un punto lanciato, vado da quest'altra parte e proseguo a cucire la piattina anche sull'altro lato. Stessa maniera, piano piano, andando a pizzicare la stiff e proseguiamo così fino ad arrivare a metà del nostro cabochon. Ho finito di cucire la prima piattina, come vedete è ben stabile, non si muove. Adesso con il filo torniamo al centro, proprio da dove siamo partiti. Ecco, quindi prendiamo la seconda piattina. Io mi sono già trovata al centro. E la terza. Adesso andremo a lavorare con due piattine. Voi potete anche lavorare, se non ce la fate, con una per volta. Stessa maniera. Iniziamo a cucire anche qui, e anche se esternamente vengono dei puntini un pochetto più larghi, non è un problema perché comunque sia la piattina poi verrà coperta. E proseguiamo in questa maniera come abbiamo fatto per la prima. Continuiamo così fino a cucire tutto attorno, prima da un lato e poi dall'altro. Allora, ho finito di cucire la seconda e la terza piattina. Adesso procedo con le altre due. Mi sono già trovata al centro, quindi voi ovviamente, se non riuscite con due per volta, potete anche fare cucire una per volta, non fa nessuna differenza. Allora, e proseguo come abbiamo fatto sino ad ora. Quindi piano piano vado a cucire tutte le piattine per tutto il giro, sia da una parte che dall'altra. E proseguiamo così. Ecco, qua. E ci vediamo a fine giro. Andiamo ora a mettere l'ultima piattina e poi abbiamo quasi finito il primo giro. Adesso qui, essendo questa l'ultima, dobbiamo fare un pochino di più attenzione, quindi esternamente punti piccolissimi, ci si sposta dall'interno. Non tirate assolutamente il filo e proseguiamo così anche con questa fino a coprire tutto il giro. Ho terminato di cucire tutta l'ultima piattina. Come vedete, ho fatto dei punti piccolissimi invisibili. Adesso dobbiamo andare a serrare tutte le codine. Siccome sono tante, procederemo in diagonale in questa maniera.
vanno passate più volte perché devono essere ben ferme e facciamo la stessa cosa anche sull'altro lato per 2 o 3 volte. Allora, una volta chiuse tutte le piattine, andiamo a coprire il buchino che si forma qua, proprio sopra il rivoli. Quindi esco con il filo dalla piattina interna, infilo una ROC 8/0 e vado a passare al centro della piattina successiva. Me la sistemo per benino. E voilà. E abbiamo chiuso lo spazietto che rimaneva là in mezzo. Adesso procediamo a fare i riccioli. Allora, esco con il filo sul laterale, infilo una rocaille 8/0 e comincio a passare. Siccome sono tante le piattine che dobbiamo cucire, lavoreremo in un'altra maniera rispetto alle spiegazioni fatte sugli altri video. Io comincerò a fissare subito il primo ricciolo con la prima piattina, quindi rientro, passo nella ROC e nel vedete, ho già formato il ricciolo. Adesso piano piano accosto le altre piattine e vado a fissarle piano piano tra di loro, anche una per volta. Non è un problema, perché tutte insieme diventa complicato. Quindi proseguiamo così e mano a mano facciamo scendere le altre piattine e le fissiamo. Ecco qua, come vedete, si è venuto a creare un bel ricciolone. L'ho fermato sul retro e non si muove più. Adesso la stessa cosa speculare andremo a fare su quest'altro lato. Allora, abbiamo fatto i 2 riccioli. Adesso ci portiamo con il filo qua sotto e usciamo proprio al centro. Infiliamo una perla da 6 mm, poi tagliamo 2 piattine da 14 centimetri circa e andiamo a cucirle sopra la perla, sempre passando per il centro. Rientriamo nelle 2 piattine, nella perla che ha un foro un po' nascosto. E nella base adesso facciamo scendere le 2 piattine qui sui laterali, quindi andremo a cucire da questa parte, quindi passiamo sulla piattina di base e andiamo a prendere le 2 piattine che abbiamo appena messo. Facciamo la stessa cosa anche sull'altro lato, quindi andremo a cucirle in questa maniera qua, anche di là. Allora, ho cucito entrambe le parti così che la perla è fissa. Qui mi sono spostata un pochino, adesso vado ad uscire
la parte alta, prendo una rocaille da 8 e mi appresto a fare un ricciolo. Quindi vado a cucire, accoccolo le piattine, eccolo qua. Vado a ripassare dentro, quindi riprendo le due piattine, la 8 e le piattine di base. È incastrato tutto. Ok, vado a fissare il mio ricciolo, quindi fisso tra di loro le due codine. E le vado a fissare alla base del lavoro, quindi le prendo tutte e due e esco sul laterale. Posso tagliare le codine in eccesso e vado a fare la stessa cosa su quest'altro lato. Un lavoro pulito, perché poi noi qui chiuderemo il lavoro fino a questo punto qui. Qui deve essere tutto pulito, senza fili, senza niente. Finiti i due riccioli, il lavoro si presenta in questa maniera qua. Adesso che facciamo? Andiamo ad uscire con il filo qua, vicino vicino alla roccaglia da 8. Andiamo a fare un'infilata di 5 mezzi cristalli intervallati dalle roccaglie 11-0 e andiamo a cucirli proprio qua. Quindi eccolo qua. La stessa cosa andremo a fare sull'altro lato. Allora, fatto anche il decoro sull'altro lato, adesso esco con il filo qua sulla punta, passando nella perla e nelle due piattine, e vado ad infilare una roccaglia da 8, una sfaccettata, passo nella goccia, prendo una R11 e vado a risalire per tutta l'infilata. Abbiamo fatto il nostro piccolo pendentino. Adesso andiamo a ripassarlo ulteriormente e poi possiamo andare a chiudere il filo. Andiamo ora a vestire una perla. Quindi prendo due tagline, due pezzetti della lunghezza di circa 5 centimetri, ago e filo, ho fatto già il nodo all'altro capo del filo, quindi vado a passare in tutte e due le piattine, rientro, passo nella perla. E vado a passare nelle due piattine sull'altro lato. Inizio a scendere per chiudere le due piattine. Passo in tutte e quattro. Qui do un pochino di punti per chiuderle bene.
Ecco qua, abbiamo chiuso la perla e adesso andiamo a fissarla dietro al lavoro. Come vedete, ho incollato la nostra perla, un puntino di colla, però una volta che la colla si è seccata, andrò ugualmente a dare dei piccoli puntini per sicurezza. Quindi prendo sia l'esterno della perla che il lavoro di base e lo faccio sia sul lato che sull'altro lato. Così. Così stiamo tranquille che il lavoro è ben fisso. Adesso andiamo a preparare la solina dove andremo a far passare poi la nostra collana. Io ho tagliato un pezzettino di piattina, vado a cucirla nella parte bassa, lascio aperto quindi la parte alta, adesso è ben fissa e adesso vado a fissarla qua dietro con piccoli punti. Ecco dove abbiamo messo proprio la perla. Cerchiamo di farla mettere al centro e andiamo a cucirla. Calcolate che poi dopo noi andiamo a mettere la colla e questa non si muove più. Sopra, ok, preso tutto dai riccioli. Eccola qua. Il nostro lavoro è praticamente finito. Adesso dobbiamo andare a chiuderlo sul retro. Allora, adesso andiamo a chiudere, a rifinire il retro, quindi andiamo a mettere la colla. La colla la metteremo qui nei riccioli. Lasciamo questo e la perla puliti, quindi lì non la metteremo. Ecco qua. E adesso andiamo a appoggiare il nostro lavoro sull'ultrasuede e aspettiamo che si asciuga per tagliare il tutto. Il nostro ciondolo è terminato. Dietro è stato tutto rifinito. Come vedete, ho cercato di tagliare il più precisa possibile, così che sul davanti non si vede l'ultrasuede che abbiamo messo sul retro. Poi ci ho attaccato un laccetto in microfibra e all'estremità ho messo due terminali e ho attaccato un moschettone. La nostra collana
collanina è finita, il nostro ciondolino è terminato. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.